quindi insomma i mercati si sono fatti trovare forse un po' impreparati. Punto di domanda, perché lo chiedo a Enrico Jay, che è già collegato con noi. Enrico, buongiorno, buon pomeriggio. Manuela, buongiorno, buon pomeriggio a te, grazie dell'invito, un saluto alla redazione e agli ascoltatori. Ben trovato. Senti, ma è possibile che i mercati quindi si siano fatti trovare un po' impreparati rispetto a questa dichiarazione di Powell? Ma i mercati probabilmente sì, ma quello che è certo è che si fa trovare impreparato ancora Powell, dopo aver dato della transitoria all'inflazione, adesso si fanno impaurire per un picco che è dovuto, lo sappiamo, alla situazione probabilmente geopolitica, alle tensioni, alla difficile reperibilità di alcune materie prime, ma l'inflazione di fondo, come tu ben sai, è anche scritto tu stessa, è più bassa del totale dell'inflazione, Sì. ossia telefonia, vestiti, altre cose non hanno questi aumenti particolari. Quindi credo che adesso abbiamo un picco, durerà ancora un po' e poi, quando in maniera troppo, secondo me, repentina Powell alzerà i tassi, noi vedremo l'inflazione invece tornare a dei livelli più bassi e quindi la dovrà rincorrere di nuovo, smentendo i probabili 7 miliardi aumenti di tassi che vogliono fare nel 2022. Cioè io mi giro alle 4 e mezza, chiedo se hanno aumentato i tassi, alle 6 e un quarto no, ancora. Sono esagerato, è Ok, nevrotico Powell, è troppo. La Lagarda lo sovrasta in tutto e per tutto. ok. Allora adesso ti chiedo anche della Lagarde. Ricordiamo che appunto nell'ultimo incontro della Fed i tassi sono stati alzati di 25 punti base per la prima volta dalla fine del 2018. Ricordiamo anche che sono i primi interventi dopo un periodo ampio, diciamo, in cui le banche centrali sono state decisamente accomodanti, ovviamente non solo per il Covid, ma anche perché insomma arrivavamo da una coda di crisi precedenti. Detto questo, perché la Lagarde, a tuo parere, cosa possiamo dire? Si sta comportando in maniera più consona? Sta agendo in maniera più, non lo so, più utile per i mercati? Come potremmo Perché dire, ecco? tu lo sai, te l'ho detto tante volte anche in privato, per me la Lagarde è proprio il top. La Lagarde, Draghi e Powell insieme non fanno metà della Lagarde, secondo me. La Lagarde non a caso, cioè quando una donna, e tu lo sai benissimo, una donna deve fare il doppio di un uomo per dimostrare di valere la metà. Quando una donna è per anni, anni e anni a capo del Fondo Monetario Internazionale, non è un caso. La Lagarde è estremamente prudente, si è trovata nel momento del passaggio da tassi a zero a doverli aumentare, quindi si era presa gli insulti di una marea di non vorrei dire imbecilli, ma lo dico perché la Lagarde arriva, per fortuna che c'era Draghi. Draghi ha fatto quello che avevano fatto prima gli altri della Fed, ha stampato semplicemente per comprare il debito dei paesi in difficoltà, fra i quali il nostro. E ha stampato semplicemente per salvare l'euro. Non è che ha dato il là a delle riforme particolari o si siano inventati qualcosa. Hanno preso e hanno stampato dei soldi, cosa che un bambino di 6 anni probabilmente se sapesse che si può fare lo farebbe. Adesso si vede se sei bravo. E la Lagarde è stata fenomenale subito a fermarsi un attimo e a dire noi non siamo l'America. Ok, però non sembra, scusami, che ai mercati piaccia particolarmente Christine Lagarde, no? Ma è ovvio che ai mercati non piace Christine Lagarde, ai mercati piacciono coloro che fanno quello che vogliono i mercati. Ah, Cioè, vabbè. è troppo semplice dire al mercato piace Draghi, è Ma allora ovvio. Draghi non era bravo, scusami, sto ovviamente Cioè, facendo anche un stiamo po' apposta, parlando, però, ma quindi ci Draghi vuol mancherebbe. dire che non era bravo? No, io dico che Draghi è stato visto come il genio assoluto, il salvatore assoluto, e semplicemente ha fatto quello che aveva fatto la Fed poco tempo prima, cioè semplicemente stampare soldi. Ora io credo che se Draghi non fosse stato italiano, noi no, non l'avremmo neanche notato la sua esistenza, però chiaramente sembra che abbia fatto qualcosa di clamoroso. Adesso tu devi vedere chi è bravo, in un momento in cui c'è un'inflazione che sembra riaumentare. In un momento in cui tu hai paesi che vanno a velocità totalmente differenti, perché nell'Europa ci sono la Germania e la Grecia, finché Sì, tu devi certo. stampare e con quei soldi comprare il debito pubblico della Grecia, è abbastanza semplice farlo. I nondi, i mercati di soldi, e perché i mercati apprezzano? Non perché dicono Draghi, che genio della finanza, no, perché
soldi in un momento di tassi bassi devono andare per forza sull'azionario, perché nessuno compra il reddito fisso quando rende meno di zero come fino a poco tempo fa. Quindi va da sé che i mercati apprezzino Draghi, perché gli dà soldi da mettere sull'azionario che sale senza fine. Ok. Anche se, cioè, se uno mi regala soldi, io lo apprezzo. Questo Certo. Però non vado a dire che è un genio. Anche se no, c'è una bella differenza, assolutamente sì. Anche se poi anche Christine Lagarde sta un po' portando avanti la mission, chiamiamola così, di Draghi, del whatever it takes, no? Ad ogni costo, in modo diverso, ovviamente, perché poi gli scenari sono diversi. Diciamo, dobbiamo ringraziarla, perché ecco. Vado veloce, chiedo scusa, ma prego. Si sente sempre dire usciamo dall'euro, fuori dall'euro, eccetera, eccetera. Ringraziamo chi vuole farci restare nell'euro, perché in momenti come questi io non vorrei avere la lira e doverla svalutare per rincorrere, perché le materie prime si pagano in dollari, per rincorrere le valute forti e quindi trovarmi rate di mutuo raddoppiate. La gente parla perché legge i social. Però non dicono che c'è molta gente che aveva il tasso variabile sul mutuo e che si è trovata a pagare tasse e a pagare, scusami, rate più basse, certamente. Con il calo dei tassi. Li vorrei vedere adesso con la lira, con i tassi in rialzo. No, su quello non ci sono dubbi. Diciamo che forse in generale a questo punto al board della Banca Centrale Europea bisognerebbe chiedere un po' più di compattezza, perché invece emerge. Poi è anche vero, mi rendo conto che spesso quello che esce, che arriva a noi, non è la realtà, bisognerebbe essere dentro le cose per comprenderle, però pare, almeno così, si avverte un po' poca compattezza, cioè Lagarde che dice una cosa, altri membri altre, forse. Però è anche il momento, no? Quindi insomma, che porta a considerazioni diverse. Sì, ma gli Stati Uniti sono uno, l'Europa sono 33 di stati all'incirca. Qui poi si potrebbe aprire una parentesi sulla non unità dell'Europa, insomma. Quindi, assolutamente, l'importante è che resti l'euro. No. Almeno adesso, quello che mi auguro io. Non lo stavamo mettendo in discussione assolutamente né io né te. Intanto c'è chi scrive... Così adesso diamo via anche alle domande dei nostri amici. Prima ti chiedo una cosa sulle contrattazioni di oggi. I mercati sono impreparati, ma il prof Enrico, ti hanno dato del prof, è sempre sul pezzo. In realtà l'ho messo un po' alla prova io, quindi ho fatto io la professoressa oggi, ma non avevo dubbi che avrebbe risposto a tutti. Questo è Mario. Allora, un saluto a Mario, grazie. Intanto, appunto, indice titoli a scelta, tra poco arriviamo e leggiamo le vostre richieste. Beh, cosa mi dici delle contrattazioni europee di oggi, fin dall'apertura, insomma, mercati europei molto molto deboli? Sì, ma un po' di tempo che parliamo di mercati laterali / ribassisti. Per chi fa analisi tecnica pura, il prezzo su quasi tutti gli indici è sotto la media mobile a 200, non è assolutamente Putin il market mover, perché altrimenti ogni giorno dovremmo fare meno 3, invece vediamo giorni in cui si sale, in giorni in cui si scende. Ovviamente, come hai correttamente evidenziato tu, Manuela, il discorso delle parole di Powell impone agli investitori di spostare gli asset dall'equity, dall'azionario, se veramente ci sarà questo aumento dei tassi, e finché lo annuncia è chiaro che debbono cominciare a ritirare o a prendere profitto. Altra cosa sono le trimestrali USA, che sono stranamente pessime. Stranamente poi non è vero, perché dopo 15 anni di trimestrali eccezionali in cui il mercato saliva a priori, ci sta che qualcuno cominci a non fare più profitti come prima, ci sta che qualche utente da Facebook vada su TikTok, e ci sta che qualche utente dice ok, io ho 75 piattaforme, se permetti mi sono stufato di una, e quindi possiamo aver visto Netflix perdere abbonati. Certo. E quindi anche le trimestrali e il discorso dei tassi porta i mercati a faticare. Non parliamo di crollo, perché se vediamo gli indici, dopo il minimo fatto nella mattina in cui Putin invase, poi comunque sono saliti da quel giorno. Quindi, sì. Li abbiamo visti anche poco fa con un'analisi, assolutamente. Abbiamo visto il crollo e poi invece un rialzo, in effetti. Allora, facciamo così: prima parto con i messaggi, poi magari ci dai anche tu alcuni titoli che ti senti di inserire, insomma, nella watch list di oggi o del momento. Allora, un amico chiede un'analisi di breve medio su AF. Allora, procediamo subito. Siamo chiaramente su un titolo
siamo in Italia su un titolo tra virgolette sottile, che però molto spesso viene chiesto. Vediamo che AF ha un grafico simile al FTSE MIB, quindi la candela ribassista verde, che è la stessa appunto del giorno dell'inizio delle invasioni, e poi da lì è ripartito. Credo che la candela successiva alla candelona verde del 8 marzo, quindi la candela del 9 marzo, i suoi minimi sono i livelli più interessanti, quindi 1,75. Credo che il titolo potrebbe, si sta muovendo più o meno come l'indice, stornare anche fino a 1,75, lì sarebbe, credo, un ottimo ingresso al rialzo. Se invece l'ascoltatore detiene il titolo in portafoglio, lo terrei fin tanto che rimane sopra a 1,64, che sono proprio i minimi del 7 marzo. Comunque okay. ottica rialzista di breve medio periodo. Ok, allora Claudio chiede un'analisi su Eni. Farò un'analisi sintetica. Vendere, ok. Vendere, sì, nel senso che Eni ha fatto un'area di doppio massimo ai 14,50, quindi inizio marzo, e poi tre sessioni fa ha fatto la candela shooting, quindi con una spike sopra al corpo della candela, quindi una candela di rifiuto del prezzo. Ieri una marubotsu, quindi una candela piena senza spike, il che significa che fino alle 17,29 gli operatori hanno venduto il titolo, quindi non si sono ricoperti se fossero stati short, chiudendo gli short alle 19.30, hanno lasciato gli short aperti. Oggi apertura in gap down, quindi pessimo segnale, sì. Quindi abbiamo solamente segnali negativi, resistenze, pattern ribassisti e gap down, quindi sostanzialmente ora i 14 sono una resistenza. Se lunedì dovesse fare un tentativo di pullback di avvicinamento ai 14, sarebbe secondo me una buona occasione short per andare a prendere area 12,50, che è un livello supportivo che il titolo Eni ha tenuto e confermato per tutto il mese di marzo. Ok, allora Fiorentino, messaggio di Fiorentino: buongiorno Manuela, come vede il titolo Illumina Enrico J, target al rialzo? Allora andiamo sul Nasdaq, esatto. Con Illumina, va detto che le ultime tre candele, quindi le ultime tre sessioni sul daily di Illumina, sono un pattern ribassista, è una evening star, sì. Quindi sostanzialmente per ora mi aspetto che Illumina possa ancora stornare, e ha il livello dei $305, che è un'area di doppio minimo interessantissima. Illumina è uno di quei titoli che ha perso molto dai suoi massimi, il massimo l'ha fatto a febbraio del 2021 a 555, quindi poterlo riacquistare in area $300 o $305 credo potrebbe essere un ottimo ingresso. Aspetterei appunto se arriva a quell'area per intervenire. D'accordo. Allora, altro messaggio: buongiorno, vorrei chiedere se il suo interlocutore, se Enrico Gea, ha stoppato la posizione su Enel a 6,5. Sì. Grazie in anticipo per la cortesia della risposta. Allora, sì, intanto vediamo assolutamente il grafico. Sì. Okay. Ringrazio l'ascoltatore che evidentemente ci segue in maniera precisa. Sì. Non ricordavo di aver specificato il livello, ma se lo ha detto l'ascoltatore lo devo aver fatto. Ero long su Enel a 6,05, arrivato a 6,40 ho posizionato lo stop in pareggio, questa mattina ha aperto a 6,09 e a 6,05 il mio stop in pareggio è stato colpito, quindi si è chiusa in automatico la posizione. A questo punto Enel pure si sta comportando un po' come il nostro indice, e credo che il nostro indice la settimana prossima potrà proseguire un po' nella debolezza, e quindi Enel mi aspetta a questo punto di poterla riprendere in area 5,75-5,80. Però complimenti all'ascoltatore, lo ringrazio. Infatti, infatti. Che ci segue con tale. Ah sì, bene, guarda. Bene. Anche a me scrivono quando non ci vedono, ci chiedono perché, io cerco sempre di rassicurarli che ci siamo, insomma, che a volte magari ci possono essere dei momenti in cui ci sono dei cambiamenti, ma il cambiamento fa parte della vita, quindi insomma ci sono dei momenti di transizione, quindi sono attentissimi. Gli ascoltatori che ci seguono ci troveranno sempre, qualche giorno troveranno qualcosa di nuovo, qualche giorno qualcosa di diverso, ma le fonti deve essere sempre un porto sicuro per chi segue i mercati con Manuela Donghi. Ti ringrazio. Allora Max, se non erro questo titolo l'avevi proposto tu, Enrico, nella rubrica titolo nel mirino, Banco de Sabadell, ricordo. Come ma... no, ah, ok, come no, ok. Complimenti. Ma qui vi ricordate, non posso dire una baggianata perché però altrimenti... adesso mi ricordavo pure io, cioè oltre, allora l'amico che scrive, non so, Max vorrebbe sapere cosa ne pensi di Banco de Sabadell, e appunto io ricordavo uno degli istituti di credito
uno dei principali, penso, istituto di credito spagnolo, giusto? Sì, ma sicuramente non fra i primi due o fra i primi tre, ma comunque Insomma, però, un istituto importante e conosciuto. Io ricordo bene il livello che diedi all'epoca. Banco de Sabadell, ti possiamo metterlo sul Weekly, Manuela, perché ecco, Certo. l'ascoltatore ci ha fatto una domanda interessantissima merita una risposta altrettanto, spero, interessante. Banco de Sabadell aveva avuto una discesa importantissima ed aveva fatto il cosiddetto bottom, almeno secondo me era un bottom, un fondo in area 0,25 e poi aveva fatto un'area di resistenza 0,45. Io dissi: nel momento in cui Banco di Sabadell andrà sopra 0,45, il trend sarà effettivamente invertito. Questo lo si può ritrovare tranquillamente sul canale YouTube di Le Fonti, perché Sì. viene aggiustato. E in effetti, dopo che ruppe al rialzo 0,45, per all'incirca 20 giorni lo retestò come supporto, quindi consolidò sopra quel livello, e poi è partito al rialzo in maniera sparata, raddoppiando, perché ha fatto 0,96 di massimo. Al momento sta faticando, ci sarebbe un nuovo segnale long sopra 0,80 e in quel caso sopra 0,80 andrebbe probabilmente a rivedere 0,95, altrimenti non entrerei, altrimenti se dovesse scendere di nuovo potrebbe rifare 0,57, che è un altro bel supporto per entrare. Però Ok. effettivamente complimenti anche a questo ascoltatore. Ok, allora, poi mi chiedono Saipem. Saipem, per carità. Cioè, nel senso, Torno sul daily. sì, Direi di sì, ma benissimo. tanto per essere, Allora, tanto il tuo ieri. per carità è abbastanza eloquente, quindi. Allora, Saipem, se uno vuole andare a Campione d'Italia, dove a me non mi fanno più entrare, peraltro, e vuole puntare sul rosso e sul nero, Non ti chiedo perché, ma andiamo avanti con Saipem, però. no, 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 non appunto, chiedermelo a appunto, me. appunto, andiamo avanti, ci Però ho mancherebbe. una tessera marrone con la quale non si può più entrare, va bene. Va bene, ok. Non mi ero comportato bene, sfruttavo le leggi della matematica per mettere le probabilità a mio favore, mettiamola così. Vabbè, dai, anche detto così sembra una cosa positiva, ma evidentemente non lo è stato. Allora, andiamo a vedere Saipem, grafico daily, eccolo qua. Sì, allora, Saipem ieri esce la trimestrale che dice: oddio, oddio, non siamo ancora definitivamente falliti, e Saipem fa più 12. Poi oggi si rendono conto: ma che cosa ci siamo messi in testa di comprare? E Saipem perde. Quindi allora Saipem, al di là del fatto che avrà un aumento di capitale, e ogni tanto si dice potrebbe essere di 2 miliardi, no, forse è di 4, beh, cambia parecchio le cose in tavola. Allora, o si dice Saipem, io la voglio prendere perché è sui minimi assoluti, ricordo Saipem stava a 40 euro, adesso sta a 1 euro, Eh sì, 1,17 adesso. e quindi la voglio dare ai bis pro nipoti, allora se ne prende una size contenuta, ma fare analisi tecnica su Saipem è difficile perché, ripeto, un ADC, un aumento di capitale, poi spariglia le carte. Detto questo, sì, ok, dopo la candela di ieri, ritraccio di oggi, se voglio comprare Saipem, la compro adesso, metto uno stop loss sotto 0,91, sotto i minimi assoluti. Ok, allora Alberto chiede se si può fare l'analisi di Amplifon. Certamente, sarebbe bello farla corretta, quello è il problema. Noi possiamo fare tutte le analisi. Ora, sicuramente proveremo a dare la nostra idea su Amplifon. Aveva formato un'area di congestione tra i 33 e i 38, l'ha poi rotta al rialzo e ora sta facendo il pullback. Amplifon è un titolo che a me piace molto perché chiaramente è un titolo che comincia a essere anticiclico e quindi in una fase di tassi al rialzo può performare meglio dell'indice. E fondamentalmente il trend rialzista, chiedo scusa, di lungo periodo di Amplifon è ancora intatto. In parole povere, se dovessimo rivederla in area 37, secondo me sarebbe un ottimo livello supportivo, sono i minimi di fine marzo, per tentare un ingresso al rialzo Amplifon, quindi long secondo me dai 37 euro in su. Ok, poi mi chiedono Avio. E a me chiedono Giuseppe. No, sto tentando di prendere tempo, come al No, solito. infatti, se vuoi cerco il ticker Giuseppe, ma dubito di trovarlo, quindi insomma, Mai proprio. dire, io ti posso dire che quasi nessuno sa che in Italia da pochi mesi comunque c'è Alfonsino, titolo azionario Allora, dopo lo vediamo, Alfonsino. guarda, perché sono curiosa di Ben vederlo. Va bene. volentieri, Ok, ben adesso volentieri. guardiamo Avio e poi andiamo Allora, su ok, Alfonsino, così. Avio sta andando in chiusura di gap, ha fatto i minimi importanti a metà marzo.
È un titolo secondo me importantissimo, Avio, perché insomma è l'Italia nello spazio, no? Anche quando saliamo su un aereo vediamo il marchio Avio in alcune parti degli aerei, quindi a me sorprende che Avio sia tendenzialmente dimenticato e snobbato dai mercati. Comunque, ecco, Avio secondo me è un long da tentare anche immediatamente, perché il minimo fatto il 15 di marzo è un minimo importantissimo, perché era un doppio minimo fatto anche a marzo del 2020. Quindi adesso sta stornando, sta andando in chiusura di gap, quindi sostanzialmente proverei anche subito un acquisto su Avio, lo dico sinceramente, non lo stavo seguendo, ma il grafico mi piace moltissimo. Ok. Poi aspetta che mi sono segnata qui perché ne sono arrivati un po', però un paio hanno chiesto ancora Amplifon, ma l'abbiamo già fatto. Poi vabbè, se vogliamo. No, prima facciamo Alfonsino, perché Ci scusa, se no me lo mancherebbe. dimentico più che altro. Dopo vado avanti con i messaggi degli ascoltatori. Eccolo qua, Alfonsino. proprio Alf è il ticker, ma di cosa si occupa? Trasporti, trasporto Ah, aereo, quindi carico sei andato a merci. vedere, come per dire, sicuramente non esiste se l'hai No, no, inventato. no, lo sto guardando in diretta con te, proprio a dimostrazione che invece mi fidavo ciecamente, perché pensa se tu mi avessi fatto uno scherzo e io avessi cercato qualcosa di inesistente. Prossima volta ti dirò che c'è Uguccione, così vediamo se ti dà. Esatto. Invece Allora, guarda, mi sono innanzitutto fidata. Allora, vai, sì, ci analizziamolo. aspettiamo un obolo dal CEO di Alfonsino, che abbiamo portato grazie alle fonti e alla ribalta, perché nessuno conosce Alfonsino. Ha Vediamo fatto se un. succede qualcosa, se c'è qualche movimento. Sì. No, ma un obolo nel senso che deve farmi un bonifico, perché altrimenti nessuno avrebbe. Vabbè, Quello intendevo, non che adesso ok. Alfonsino sale, non ci importa. Allora, Alfonsino, battute a parte, ha fatto un minimo importante il 7 di marzo, Sì. con una candela di stampo rialzista chiarissima, una rarissima Dragonfly. E da lì è salito e adesso sta consolidando. Però mi sembra che sia un titolo comunque interessante. Finché rimane sopra a 1,23, è un titolo sul quale si può puntare per chi crede in una piccola ma sana azienda. Ok, bene, si sa mai che entrerà a far parte del bouquet di titoli che ci chiedono. Allora, un amico ti chiede come vedi in questo momento il settore delle utilities e ti chiede A2A. Allora, il settore delle utilities lo vedo, se parliamo di medio periodo, bene, perché le utility, appunto, si sa che in una fase di possibile stagflazione e recessione reagiscono meglio dei titoli ciclici. Detto questo, bisogna andare a prendere le utility che non abbiano molti debiti, perché con tasse a rialzo chi ha molti debiti soffre, quindi se si fa analisi fondamentale dovremmo evitare Enel, ad esempio. Mentre titoli più agili, tra virgolette, come proprio A2A, ma come anche Ascopiave, come anche Iren, sono sicuramente dei titoli da apprezzare. E detto questo, A2A, credo che potremmo in teoria andarla anche a rivedere in area 1,50. Ha fatto dei minimi importanti a 1,33, quello è un livello però secondo me non facilmente raggiungibile di nuovo, ma 1,50 credo che A2A sia un titolo molto molto interessante. Ok, buongiorno, chiede un altro amico un'analisi di Bayer e Lufthansa che stanno invertendo un trend discendente di lungo corso. Sì, ecco, Bayer è un titolo che ha sofferto moltissimo da quando siamo in Germania, da quando aveva quella querela, chiamiamolo così, con la Monsanto e così via. È un titolo che nel lungo Ma allora, periodo. scusami, il ticker giusto perché io sto. Ah, eccolo qua, ho trovato Bologna, Germania. Sì, sì, Ancona, sì, sì, sì. Yalta, Napoli. Ok, trovato, perfetto. Vai. Ha invertito il suo trend, che era profondamente ribassista, quindi l'ascoltatore vede perfettamente. Bayer era nel 2015 a 145 euro, adesso è in area 65. Ed ha un livello supportivo eccezionale ai 58, perché era un massimo fatto per tutto il 2021. Quindi, se si dovesse riavvicinare anche in area 60, credo che Bayer, in ottica di portafoglio, è comunque un colosso, vada assolutamente considerata dai 60 in poi l'acquisto di Bayer. Ed essendo un farmaceutico, è anch'esso un titolo anticiclico Certo, e quindi con certo. tasse a rialzo è un titolo da preferire. Ok. Poi aveva detto Lufthansa. Ecco, Lufthansa, esatto. Lufthansa in verità è un titolo ciclico. Chiaramente nei momenti di difficoltà si può rinunciare a un viaggio e magari non a una medicina, ok? Adesso per parlare proprio Certo. terra No, terra, vabbè, giusto. okay?
Detto questo, però, anche Lufthansa dai massimi del 2017 in area 22 dollari ora sta tra i 7 euro, chiedo scusa, adesso sta tra i 7 e gli 8 euro. Ha la resistenza agli 8 euro che è molto molto chiara, quindi se Lufthansa dovesse rompere al rialzo 8 euro, credo che potrebbe essere interessante l'acquisto per una definitiva inversione di trend. Ok, allora Enrico, chiudiamo con Unipol. Allora, Unipol è uno di quei titoli che deve essere sempre seguito perché abbiamo detto più e più volte che con la situazione dei tassi bancari, finanziari e assicurativi ne vanno a beneficiare. Adesso è in una fase di trend rialzista molto molto tirato, quindi preferirei aspettare un eventuale ritorno in area 4,70. Se viceversa, attenzione perché è interessante, soprattutto sul grafico weekly, se viceversa dovesse andare a fare la rottura dei 5,50, cambierebbe proprio il quadro generale di Unipol, che molti anni addietro, parliamo di Lehman Brothers, era a 50 euro, adesso invece è a 5,50, quindi ha veramente tanto Ok. spazio per risalire. Quindi se dovesse rompere i 5,50, segnale long, altrimenti proverei ad attendere un ritraccio ai Ok, 4,70. non era l'ultimo ma il penultimo perché è arrivato un altro messaggio. È il momento di entrare su Moncler, scrive un amico. No, perché arriva l'estate, quindi non ha senso. Ma guarda che è difficile dare queste risposte così assurde come do io al volo, eh. E lo so, mi rendo conto, ma insomma, io non Meriterei avrei osato dirlo mai. un premio. Allora, Adesso non esageriamo, dai, intanto concentriamoci sull'analisi, poi vedremo per un il plauso. premio. Allora, Allora, vai. abbiamo una resistenza statica, ossia orizzontale importante, ai 52,80. Quindi direi che sulla forza una chiusura sopra i 53 darebbe il là a una possibile risalita. Viceversa, se il titolo dovesse non forzare al rialzo ma tendere a stornare, potremmo rivederlo a 48, dove farebbe un doppio minimo di breve e dove si potrebbe tentare l'ingresso. Benissimo, allora grazie Enrico J per queste analisi, naturalmente ti ritroveremo presto anche con il nostro titolo nel mirino e altre rubriche, ti troviamo su Scatta col Trend, naturalmente sull'app che si può scaricare e che dire, grazie, buon pomeriggio. Che dire, un abbraccio grandissimo e unico a te, un saluto agli ascoltatori e alla redazione e buon trading a tutti. Grazie, grazie Enrico J e buon proseguimento di giornata.